Mario si sono cambiati di posizione. Gio Mario è quel giocatore che sa giocare anche lì, che ce l'ho fatto rigiocare, però non lo so voi come l'avete vista, però Borca Valero in mezzo ai campo poi mi ha dato la possibilità di palleggiare molto di più, perché si incominciava a stentare di tenere palla proprio lì in mezzo. Ho fatto questa sostituzione, poi se... Prego? Non lo so. Se ho fatto bene, se ho fatto male, non lo so. Buonasera mister, Patania del Corriere dello Sport. Le volevo chiedere, cosa è mancato, al di là dell'ingresso di Borca Valero per aumentare il palleggio ovviamente, per aiutare Brozovic, cosa è mancato nel secondo tempo? Perché la squadra stava gestendo molto bene la partita. Poi però ci sono stati dei momenti in cui... e si è fatta un po' mettere sotto in una partita che forse stava andando dalla parte vostra. Secondo me sono mancati, poi sono mancate quelle letture di quando c'è da velocizzare, troppi errori tecnici banali, troppi palloni persi dove non è possibile perderlo in quel caso lì, e dove loro sono costretti poi a dover fare delle rincorse, a dover spendere poi dei metri per andare a riprendere quella palla. Siamo giocati 3 o 4 palloni da zona mediana a zona oltre, e questi cali di concentrazione si pagano cari contro questi avversari qui. Prego. Sì, mister, buonasera. E nell'ultimo mese l'Inter ha battuto solo il Frosinone, e nelle altre partite comunque con avversari molto, comunque in cui l'asticella si è alzata, e non è riuscita a vincere, pur comunque, vabbè, fatta eccezione per Bergamo, ha sempre mantenuto una sua fisionomia, una sua solidità. Volevo chiedere, questi risultati comunque abbastanza negativi comunque contro grandi squadre indicano un piccolo campanello d'allarme sulla qualità dell'organico, nel senso che comunque per arrivare a un certo livello bisogna magari alzare ancora la qualità nelle giocate, nell'attenzione, un po' quello che ha detto lei. Non lo so se è un campanello d'allarme o no, poi leggerò domani come la vede lei, e può darsi ci trovi degli spunti. Noi si va a fare un'analisi su quello che è la partita, come si va sempre, si continua a lavorare sperando di lavorare in maniera corretta, però può darsi anche che si debba prendere in esame di cambiare quello che è il discorso che stiamo facendo. Per il momento non vedo questo, per cui si continua sulla strada che abbiamo fatto, si va a ricominciare dal calcio di rinvio giocando la palla sui piedi, di andare a prendere campo quando loro riportano palla dietro, di andare a attaccare magari qualche volta in ritardo costandoci dei sacrifici di metri. Anche stasera, quando abbiamo poi ugualmente portato la squadra di là alla metà campo, che eravamo fuori tempo, e ci è costato il portare la squadra di là alla metà campo e ritornare dentro l'area di rigore. Quelle andrebbero lette meglio, però secondo me è la strada giusta. Poi in fondo si tirano le somme e siamo in condizioni di fare poi tutte le analisi che si vuole. Per il momento mi sembra che si debba andare avanti, per quello che ho visto, su quello che è il tipo di ragionamento su come comportarci in campo. Prego, Repubblica. Buonasera mister, il fatto che nelle ultime due partite un giocatore come, che di solito lei ha ritenuto molto importante, come Vesino, non abbia praticamente giocato, eccezione fatta, per 10 minuti a Roma. Vesino ci aveva un piccolo indolenzimento sul quadricipite, per cui stasera non si poteva far giocare. Era risparmio e stavi così, era a rischio perché c'aveva un piccolo indolenzimento sul quadricipite alto. E a questo punto integro
il fatto di non averlo usato stasera pensando a martedì magari? No. Oppure non aveva proprio... Non ha capito bene. No, ho capito bene. Non ho pensato a martedì. Aveva un problema fisico-muscolare, okay. Per cui non ho pensato a martedì. Ma era in panchina, però, sbaglio? Era in panchina. Sta con noi, viene on noi... Si può portare in panchina, Sanzio, si va tutti in panchina. Certo. Per cui Vesino non poteva essere utilizzato stasera. No, fatto perché sennò poi si va a fare dei discorsi anche lì che non sono in questo caso fuori luogo. C'è da vedere se può recuperare per martedì. Questo è una cosa che ci si può mettere sopra, perché poi c'ha questo dolorino e... Il dottore ha detto che se lasciandolo fermo sicuramente recupera, giocare sarebbe stato a rischio che si facesse male. Per cui noi, avendo Gagliardini e João Mario fuori lista in Champions, io ci avevo visto quello che ci aveva Vesino stasera, ci avevo forzatamente da lasciare fuori Borja Valero. Perché è lo stesso discorso di Politano, che poi ti può dare... quell'impulso alla partita, se lo porti a termine, visto quella che è un po' di difficoltà da un punto di vista fisico del calciatore, da un punto di vista di forza e di corsa, sono giocatori che hanno brillantezza, che hanno qualità, e quando poi perdono quella brillantezza e quella qualità, poi perdono tutta la sostanza che hanno di calciatore. Non è una domanda. Prego, ma completavo, visto che si era fermato. Arrivavo a dire, considerato il discorso sulla sostituzione di Politano che ha fatto prima lei, che è sbagliata, e sono d'accordo con voi. Non so se sono d'accordo. Va bene, meno se sono d'accordo. Ma mi fa finire la domanda. No. Ma per farla contento. Convinto, sono convinto di quello che ho fatto io, perché ne so più di lei su questo fatto qui. Per cui. Parla con me. Parla con lei. Mi voleva convincere che ho fatto. Ho dimenticato la domanda. Grazie. Vabbè. Prego, qui davanti, e poi chiudiamo. Mister, è indiscutibile che l'Inter ha giocato una bellissima partita stasera mettendo in grossa difficoltà la Juve. Ecco, lei, mi rifaccio a quello che ha detto prima sulla Cazzima, su questa... la Cazzima dovrebbe durare teoricamente in pratica 90 minuti. Ecco, lei percepisce che forse all'Inter, che sta bene in salute, però... forse è proprio questa cosa che non ha fino al termine della partita, quindi che si lascia un pochino sfuggire quella che è la concentrazione della gara. Grazie. Abbiamo stasera, se io devo trovare qualche difetto, trovo questo: aver sbagliato qualche gesto tecnico di troppo in delle situazioni abbastanza facili da portare poi in fondo, perché erano abbastanza facili, e poi qualche disattenzione, perché anche quando si è preso gol noi siamo schierati come linea difensiva, siamo a posto, poi se gli altri sono più bravi ci pigliano in vantaggio, come è successo, e se noi siamo più forti, perché noi eravamo messi bene, c'era il terzino destro su quello che in quel caso lì era l'ala sinistra, che è Cancelo, perché l'ala sinistra era venuta incontro, era più bassa. Quando c'è l'ala che viene incontro e il terzino che attacca, cioè il terzino nostro che accorcia sull'ala, e poi quando c'è lo scambio uno prende e torna dietro e scappa, uno prende, torna dietro e poi rivanno avanti a attaccare, per cui c'è questo scambio dei due uomini. Il terzino prende sempre quello più alto e più profondo, chiunque sia, e l'ala torna bassa fino a un certo punto e poi va a prendere quello che viene incontro, che è più basso, per rimanere nelle posizioni, perché noi non marchiamo a uomo, non seguiamo a uomo, facciamo zona, per cui ognuno poi va nel suo settore di competenza per avere un ordine e per avere un equilibrio, ognuno va a lavorare nel suo spazio, poi a volte si può trovare due nello spazio di uno, in quel caso lì siamo tanti e tanti, per cui loro sono stati bravi, loro hanno anche questa forza qui di buttare grande là qualche palla dentro l'area di rigore, perché hanno la fisicità lì, hanno con Politano la palla per aria non te la può buttare, va tenuta per terra, per dire, perché è così, hanno vinto la partita, sono stati più bravi di noi, c'è poco da fare. Grazie, buona serata a tutti.